Siamo al Canile Ragano e questo servizio è per sensibilizzare tutti all'amore e al rispetto per queste creature meravigliose che hanno bisogno di tanto amore. Sindaco, ci racconti la storia di questi cani? Allora, qualche mese fa, nel mese di luglio-agosto, sono stati abbandonati nel comune di Monbaroccio incrocio maremmano che abbiamo portato al canile di Santa Miranda in primis. Il canile di Santa Miranda poi li ha distribuiti in base al territorio anche al canile di Fano, laddove oggi ci troviamo. Oggi ci troviamo al canile del Ragano. Esatto, il canile del Ragano che ci ha ospitato quest'oggi a fronte di questo percorso che tende, per quello che possiamo, a sensibilizzare chi ci ascolta a fronte di quella che è una adozione, ma soprattutto a sensibilizzare il non abbandono. Oggi siamo venuti qua, abbiamo trovato Giove, che è un cucciolo, un cane ormai di 10 anni, che è adottato da questo canile, ma che è cittadino di Monbaroccio, lo voglio definire così, perché è stato tra gli altri trovato nel nostro territorio e ci compete a livello normativo accudirli e dargli un futuro, e che trovano qui nei canili salvo adozione. Quell'adozione che invece fortunatamente hanno trovato i maremmani, quelli che 6 mesi fa a Monbaroccio abbiamo trovato lungo le strade perché abbandonati. E anche ci tengo a ringraziare la vostra emittente televisiva, perché nel mese di ottobre-novembre abbiamo sensibilizzato l'adozione e ad oggi ci troviamo che quei 6 cuccioli che erano sul nostro territorio sono tutti adottati, hanno trovato una famiglia, hanno trovato un amore in più e hanno trovato anche da parte mia una grandissima soddisfazione, perché oggi questi enti locali come il nostro si trovano, almeno il mio, a essere ancora più sensibilizzati per quello che è l'aspetto umano e il rapporto con gli animali. E quindi siamo venuti qua per curiosità, per capire chi ci fosse di Monbaroccio, e abbiamo trovato Giove, un altro bel cucciolone di 10 anni che gioca con Maya, che è la vicina di casa, o meglio la coinquilina, la vogliamo definire così, ma soprattutto ci tengo a ringraziare questa emittente televisiva, i volontari del canile, Santa Miranda e Fano in particolar modo, e tutta la sensibilità che questi operatori ci mettono nel buon senso del volontariato e nella umanità che tutti i giorni li contraddistingue. Facciamo anche un appello perché portino coperte, cibo, qui questi cani ne hanno assolutamente bisogno, e anche i volontari. Assolutamente, ma mi sa che ti hanno sentito appena l'hai detto, perché sono partiti tutti con l'ululato, e quindi ci teniamo a sensibilizzare chi vuole adottarli a distanza, chi può portare una coperta, chi può dargli uno spazio casalingo, perché hanno bisogno di affetto e credetemi sanno dare tanto amore a chi ne ha bisogno. E le pene contro chi tratta male gli animali sono sempre più severe, si sono fatte nuove proposte di legge per inasprire, giusto? Assolutamente sì, si sta lavorando per inasprire le pene, ma voglio sensibilizzare la gente a non abbandonarli. Ci sono i canili, ci sono degli spazi, ci sono le amministrazioni che possono collaborare per far sì che possono avere un futuro i cani. Se non possono trovarlo nella vostra abitazione perché avete delle difficoltà di qualsiasi tipo, gli enti locali sono a disposizione, il mio piccolo comune è a disposizione per quello che mi compete, ma così come l'obbligo di tutti gli enti locali dare un futuro anche a chi purtroppo potrebbe subire delle conseguenze nell'abbandono, che potrebbero essere così veramente difficili, e poter evitare di non dare un futuro a queste bellissime, a questi bellissimi animali, sarebbe veramente un delitto, e quindi giusto inasprire le pene. E ricordiamo a tutti, come diceva Gandhi, che la civiltà di un popolo si vede dal modo in cui tratta gli animali. Assolutamente sì. Quello che noi ribadiamo di continuo è che il cane non è per tutti, nel senso bisogna essere consapevoli che per sempre, e anche perché adesso purtroppo vanno di moda le rinunce di proprietà. Ogni giorno mi chiamano che non vogliono più il cane perché è morto il proprietario, i parenti non vogliono sapere niente e ci rimettono sempre queste povere bestiole. Questa è la cosa che a me sta più a cuore.